Ciao, sono Alex e oggi sono qui a raccontarvi in breve la mia storia. Io ho avuto un incidente 2 anni e mezzo fa, il quale mi ha portato una patologia che è la tetraplegia e ho una lesione tra la quinta e la sesta, incompleta fortunatamente. All'inizio è stata dura fisicamente e psicologicamente. Le gambe non rispondevano e comunque la sensazione di non poter ricominciare a camminare era veramente brutta. Dopo 6 mesi di ricovero, sono tornato a casa e in questi 6 mesi ho fatto i primi 2 mesi bloccato a letto e piano piano si è cominciato a rimuovere un po' le gambe, un po' le braccia e quant'altro. E verso il terzo mese ho iniziato a usare l'esoscheletro. Inserito da INAIL nei propri programmi riabilitativi con l'ausilio di dispositivi similari, il paziente è stato selezionato per la sperimentazione avanzata degli esoscheletri della serie Twin. L'esoscheletro Twin è uno dei dispositivi nati dalla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Tecnologia, IIT, e il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, tra le strutture di riabilitazione più avanzate in Europa. Avviata nel 2016 la fase di sperimentazione con la prima versione del dispositivo Twin 1, l'esoscheletro è stato migliorato e perfezionato attraverso il confronto continuo con lo staff tecnico e riabilitativo di INAIL, ottenendo risultati tangibili, sempre più concreti per il benessere dei pazienti. La sperimentazione clinica, oltre che presso il Centro Protesi INAIL, è svolta al Montecatone Rehabilitation Institute di Imola e a Villa Beretta di Costa Masnaga. Dopo i primi 10 passi si è acceso qualcosa a livello mentale che mi ha dato il via per proseguire. Da 10 sono diventati 20, da 20 sono diventati 30 e via dicendo. Twin 2 è l'ultima e più innovativa versione dell'esoscheletro IIT INAIL. Il dispositivo, infatti, è dedicato alla riabilitazione funzionale di persone con deficit motori parziali o totali agli arti inferiori. L'utilizzo del dispositivo avviene con il supporto di ausili alla deambulazione e consente di mantenere la posizione eretta, camminare, alzarsi e sedersi. Questo rappresenta un traguardo notevole, portando grandi benefici a livello muscolo-scheletrico, circolatorio e psicologico. Diciamo che giorno dopo giorno le aspettative miglioravano sempre di più perché le prime sedute si facevano 4, 5, 10 metri con tanto dolore. Andando avanti, le autonomie sono migliorate, quindi siamo arrivati a fare mezz'ora di cammino fino a 40 minuti. Attraverso un'applicazione dedicata, il terapista può impostare i parametri cinematici del movimento di Twin e scegliere tra le modalità di esecuzione del passo, per consentire al paziente di affrontare percorsi con diversi livelli di difficoltà. La struttura dell'esoscheletro è completamente modulare, per agevolare e semplificare indossabilità, smontaggio e trasporto. Gli elementi che costituiscono Twin adottano un attacco assiale per un rapido assemblaggio, senza la necessità di utilizzare utensili. La struttura prevede la più ampia adattabilità alle caratteristiche antropometriche del paziente, mediante link telescopici posti a livello del femore e della tibia, e il link pelvico realizzato in più taglie. L'ortesi di piede e caviglia, realizzata con un particolare polimero, permette di ottenere una flessione della regione plantare, per avere un comportamento simile a quello di un artosano. Twin 2 possiede 3 modalità di funzionamento: cammina, retrain e twin care, studiate per supportare il paziente in relazione al suo livello di deficit motorio. Cammina è la modalità pensata per pazienti con funzione motoria assente, a cui impone un pattern deambulatorio definito dal terapista. Retrain è la modalità utilizzata in pazienti con capacità motoria residua più o meno autonoma,
ma con difficoltà in determinate fasi del passo. Twin Care è la modalità adatta a pazienti che presentano una compromissione motoria a carico di uno solo dei due arti. Comunque ci sono tre punti fondamentali. Primo, ausilio esoscheletro. Secondo, fisioterapisti, collaboratori e tecnici e tutte le persone che seguono questi progetti. E terzo, non meno importante, la testa, che è questa che ci dà la forza per continuare.